Ministro, cosa significa per lei questa giornata di ricordo di Silvio Berlusconi? Beh, insomma, per me significa molto perché è anche un ricordo personale. Mio padre nel 94 era ministro del primo governo Berlusconi. Venire qui mette insieme le mie vicende personali, la mia famiglia e la mia esperienza politica successiva. Quindi tanta roba per quanto mi riguarda. Per gli europei si spera nel 10%, un traguardo che secondo lei può essere centrato? Beh, se dobbiamo essere figli del nostro grande padre dovremmo dire addirittura 20%, perché il nostro presidente ragionava sempre in grandissimo e quindi per essere alla sua altezza lo dobbiamo fare anche noi. Ministro, qual è il futuro del partito oggi in vista anche del prossimo congresso? Questo. Tanto entusiasmo, tanti giovani, ma non solo. Un'idea di futuro che non dimentica e non rinnega delle radici fortemente ancorate nei nostri valori, nella nostra storia, nella nostra esperienza. Quindi tanto futuro, ma anche grande capacità di imparare dalle esperienze e di fare sempre meglio. Grazie, grazie. Grazie, ministro. Grazie.